Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Allora, oggi nuovo video e come avete capito dal titolo, mi vado a truccare, quindi faccio un get ready with me insieme a voi. È tanto che non mi trucco perché, come già sapete, chi mi conosce, che mi segue da tanto, che io d'estate non mi trucco mai perché comunque sgrondo, corro del sudore, quindi praticamente noi sudiamo, soprattutto io, ho preso dalla parte praticamente di mia madre che sgrondiamo. Mi stava cercando occhio con l'unghia. Mi sgrondiamo talmente tantissimo in faccia che è inutile che mi trucco. Anche perché poi d'estate mi dà fastidio il trucco, mi metto solo la matita, casomai un po' di eyeliner, basta, finito lì, niente cipria, fondotinta, cazzi e mazzi, perché proprio non riesco. E quindi sono solo strafelice perché oggi è sabato, ma questo video credo che lo vedrete lunedì o domenica, non lo so, adesso vedo. Piove, c'è brutto tempo, siccome oggi comunque viene sempre giù Roberto, ormai lo conoscete tutti, il mio ragazzo, che andiamo insomma in giro, eccetera. E quindi sono veramente contenta che mi trucco, che mi mancava veramente tanto. Il rossetto me lo metto lo stesso, anche se avevo deciso all'inizio di non metterlo, col fatto che comunque tocca portare la mascherina, quindi non si vedrebbe niente, però non mi interessa, almeno li adopero, dato che ce n'ho tanti, purtroppo vabbè così, però comunque me lo metto lo stesso. E quindi fa abbastanza freschino. Io adesso sono in maniche corte, che dentro casa si sta bene, e quindi credo che non suderò così tanto di fuori perché veramente l'aria è bella fresca. Fatemi sapere da voi il tempo com'è. E adesso pare che sta uscendo un po' di sole, ma vediamo. Allora, non so ancora che colori sceglierò per l'ombretto, che colore andrò a utilizzare, però andrò a utilizzare questa palette qui, che questa è di questa palette qua, cioè di questa scatolina qui che si chiama, è della Revolution Turkish Delight, che ha questi colorini qua. Adesso la faccio vedere, eccola, veramente bella, pare proprio cioccolata. Bellissima, l'avevo preso all'OVS tempo fa, inverno scorso se non erro. Allora, questi qui, qui c'è la solita pellicolina che tengo per non far rovinare gli ombretti, e questi qua sono gli ombretti, eccoli qua. Non so che colore andrò a utilizzare, poi dopo vediamo se utilizzo due tipi di ombretti o tre, insomma dopo vediamo. Ok, io adesso vi lascio a questo video. Ovviamente ripeto sempre, non sono una make-up artist, io mi trucco come mi so truccare, comparato da sola, eccetera. Quindi sono un'autodidatta, non ho corsi niente di trucco, già mi bastano questi delle unghie, anche poi non ve l'ho fatte vedere, ho fatto queste unghie qua così, le ho cambiate. Va bene. E quindi ok, non presente esempio da me, insomma, del trucco. Mi piace truccarmi, è un'altra mia passione che ho. La mia prima passione è sempre le unghie, però questa è una seconda passione che ho. Quindi mi piace truccarmi, quindi ripeto, non sono make-up artist, posso sbagliare qualcosina, quindi non attaccatemi, insomma, ecco. E quindi niente, non prendete proprio come spunto, eccetera. Ok, ragazzi, vi lascio il video di questo trucco e ci vediamo a fine video, come sempre. Eccomi qua ragazzi, allora io vado ad applicare la mia crema, che questa ormai sta finendo, infatti credo che oggi la vado a comprare, che è questa qui, crema protettiva alla camomilla. E la vado ad applicare su tutto il viso. Poi vado ad applicare il correttore, che questo qui è nuovo, che l'avevo comprato quest'inverno, soltanto che dopo è successo il fatto della quarantena, quindi non l'ho più applicato, cioè praticamente non ho fatto il tempo ad applicarlo, se non erro. Questo è Waterproof Tattoo Covering Camouflage Matte Concealer, vabbè, della Essence. Vado ad applicare, poi lo sfumo con la spugnetta. Ok, fatto questo, adesso vado ad applicare il fondotinta e vado a utilizzare questo qui che è della Winey, questo qua, della Winey, che è del fondotinta, e lo vado ad applicare con un'altra spugnetta. Ok.
Dopo aver fatto questo, adesso andiamo a fare le sopracciglia e vado a utilizzare sempre questo qui dell'Essence Eyebrow Gel, che è così, che mi sta anche finendo, vedete il buchino. Vado prima con questa qui a spazzolarmi e poi passo questo qui che obliquo, prendo il prodotto e vado a fare le mie sopracciglia. Eccomi qua ragazzi, allora dopo aver fatto diciamo la base e sono andata a scegliere i colori della palette e vado a prendere questo colore allora i colori che ho scelto, prima vi faccio vedere, è questo che è un, si chiama T, che è marroncino, sabbia, boh non lo so, chiaro comunque, nude. Poi prendo questo qua che si chiama Dates, che è un marroncino brillantinato. Questo qui che si chiama Squidge, che è un bianco chiarino. E poi questo qua che è Fragrant, che è questo brillantinato, questo pure, sì, metallizzati perché altro. Allora, adesso io vado a prendere questo qui che pare che va sul bianco e lo vado a mettere tutto qui. E poi dopo vi dico gli altri, dai. Allora, a prendere questo, vado a prendere i pennelli. Ecco qua, abbiamo messo. Adesso invece vado a prendere questo qui più scuretto, vado a mettere qua sopra, che cerco di andarlo ad sfumare, diciamo. E adesso vado a prendo tanto un altro pennello, ok, eccolo qua, vado a prendere questo che obliquo, vado a prendere questo qui e lo vado a mettere un po' qui in punta e un po' qua del laterale. Adesso prendo un altro pennello e vado a prendere questo qui brillantinato, metallizzato, come lo vogliamo chiamare, che è sul bronzo, lo vado a mettere proprio in mezzo alla palpebra. Ok, dopo aver fatto questo io vado a prendere la matita, utilizzo questa qui che si chiama Eyeliner Pen, che è il numero 10 della CN, che è fatta in questo modo, vedete, dovete tirare su la matita per sotto l'occhio, che non la metterò molto forte, un po' leggera. Poi vado a prendere questo qui che è dell'Yves Rocher Vertige Future Liner, l'ho preso da Yves Rocher, che è questo liner qui e mi piace veramente da matti. Poi come mascara invece vado a prendere questo qui della Maybelline, che è il Classic Volume Express Mascara, che ha questo scovolino qua, così.
non ci fate caso comunque delle mosse, le facce che faccio, poi quando faccio la mascara faccio, mi viene proprio istintivo. Ok, andiamo a mettere questi tre prodotti. Partiamo con la matita, poi liner e mascara. Eccomi qua, gli occhi li abbiamo finiti, adesso andiamo a finire la parte del viso. Vado a utilizzare la terra, questa qui, bronzing powder della CN, che è questa qua. Poi vado ad applicare il blush, sempre della CN, questo rouge powder, che è questo rosa antico, molto delicato, non è forte come rosa. E poi infine la cipria, questa qui della Suzy, che è una cipria compatta, che è questa qua. Poi, dopo aver messo tutto, vado a mettere l'illuminante, questo qui in stick, e poi alla fine vado e niente, dopo vado ad applicare praticamente questa qui, che è la Glow to Go dell'Essence, che è per fissare il tutto, e poi alla fine andiamo a mettere il rossetto. Ok ragazzi, allora dopo aver finito il trucco vado a prendere l'illuminante, lo vado a mettere in questa parte qui e qua, lo vado a mettere anche dalla parte del naso per dargli un punto luce e poi vado ad sfumarlo in questo modo. Qui faccio così, da quel tocco. Infatti faccio così, si vede un po' di lucidità, diciamo così. Ok, adesso vado a prendere il rossetto che ho scelto di prendere, che c'è Sabina, dato che è un trucco insomma nude sul marroncino, questo lipstick qui, che è un liquid della CN. Voi lo vedete più scuro, ma è leggermente più chiaro, ed ha questo pennellino qua, questo applicatore qui, è molto molto bello. Eccomi qua ragazzi, allora questo qui è il trucco finito, faccio vedere un attimo meglio, così è bellissimo sto colore, sono scriventissimi di questo, questo rossetto vedete, lo vedete un po' più chiaro, ora non lo potevo mettere anche un po' più scuretto, però tanto dopo non si vede niente, e quindi questo qui è il trucco finito. Non me ci vedo un attimo truccata, cioè mi sta bene tutto, però è un pezzo che non mi trucco, quindi un attimo ci devo riprendere la mano. E niente, io ragazzi spero che questo trucco, questo Get Ready With Me, vi sia piaciuto. Se è stato così mettete pollice in su e spero che vi abbia tenuto anche un po' di compagnia. Sotto il video commentatemi, fatemi sapere come vi sta questo trucco. Vi mando un enorme bacio e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!